Amici di Wild Hunters, salute a voi, ben ritrovati con la mia rubrica tutorial per una serie di 5 appuntamenti dedicati alla organizzazione di un viaggio di caccia all'estero. Naturalmente sappiamo che esistono due tipologie di caccia ben distinte, quella a pallini e quella a palla. Sebbene le logistiche, le logiche che si seguono per organizzarsi per fare un viaggio di caccia all'estero siano le stesse, l'approccio ovviamente è un pochino diverso perché chi pratica la caccia a pallini segue dei selvatici che io chiamo di passione, quindi c'è chi è appassionato del tordo, della tortora, dell'allodola, dell'oca, dell'anatra, della lepre, caccia mista, eccetera, col cane, senza cane, mentre invece per quanto riguarda la caccia a palla, generalmente il 95% dei cacciatori segue il selvatico per il trofeo. Io non sono uno di quei cacciatori lì, faccio parte di quel 5% che va a caccia per l'azione, per il luogo, per la compagnia e per la difficoltà della caccia, non tanto per il trofeo. Mi è capitato per caso di seguire dei selvatici che erano particolarmente difficili e che poi si sono rivelati da trofeo. Però quel trofeo l'ho sempre regalato a gente, amici che avevano ristoranti o negozi o trophy room che, di collezione, eccetera. Quindi l'approccio, abbiamo visto, è leggermente diverso, però qui io sono a parlare di tutta quella che è la logistica e le logiche che deve seguire un cacciatore quando si avvicina a un viaggio di caccia all'estero, che sia a palla o a pallini, poca differenza, non c'è assolutamente differenza e vedremo anche il perché. Allora, innanzitutto si parte proprio dal selvatico. Infatti, come vi ho detto, il cacciatore a pallini segue appunto la logica del selvatico di passione e quello a palla invece del trofeo, ma c'è da scegliere innanzitutto i selvatici. Perché? Perché poi, naturalmente, una volta scelto il selvatico, si deve scegliere ovviamente il luogo dove andare, le guide a cui affidarsi. E lì, diciamo, si incontra un primo ostacolo, che è il budget a disposizione. È chiaro che se una persona dispone di denaro a sufficienza per non farsi tanti scrupoli su questo aspetto, la maggior parte delle persone invece ha un budget limitato e quindi deve fare in modo di far rientrare non solo il suo selvatico di passione o da trofeo entro il budget, ma a seconda del budget che ha a disposizione potrà scegliere alcuni luoghi in alcune stagioni con alcune guide piuttosto che altri, perché esistono per ogni selvatico dei luoghi che costano di più e luoghi che costano di meno. Però tenete ben presente una cosa, che non è detto che un luogo che costi molti soldi garantisca alla fine un risultato diciamo eccezionale rispetto a quelli che costano un po' meno. Non è sempre vero. Diciamo che il vecchio detto che chi più spende ecco, più risparmia e più ha è generalmente vero. Però effettivamente negli ultimi anni si sono affacciati in questo business molti operatori, molte guide di caccia che effettivamente sono riusciti ad avere delle concessioni a dei prezzi inferiori rispetto a una volta. Infatti un safari in Africa, per esempio, costa molto ma molto meno rispetto a una volta. Molti stati del mondo hanno visto un possibile business nei viaggi venatori e quindi c'è più concorrenza e dunque i prezzi sono generalmente calati. Vedremo quali sono comunque le logiche che ci portano a scegliere una guida di caccia piuttosto che un'altra, però qui dobbiamo affrontare, effettivamente abbiamo affrontato il cosa, cioè il selvatico, poi il dove, il luogo a seconda del budget. E questa scelta, che cosa succede? Che va a toccare naturalmente il luogo e la stagione di caccia, oltre che anche le distanze di tiro medie a seconda del luogo, e questo poi porterà a una scelta delle attrezzature ben ponderata. Io per spiegarvi bene,
proprio le logiche di queste scelte, prenderò a modello un safari che ho già organizzato per il Sudafrica. È ripeto, è un viaggio di caccia all'estero dedicato alla caccia a palla, ai playing games africani, quindi alle antilopi, al facocero. Vedremo poi, vi spiegherò quali specie ho deciso di cacciare, e naturalmente prendendolo a modello affronteremo appunto tutte le logiche che riguardano questo argomento. Va bene? Ora, naturalmente, vi ho detto, il luogo, la scelta del luogo e della stagione ha un effetto sul budget molto notevole, ma anche un effetto sulle attrezzature, dall'abbigliamento alla carabina, al fucile, il calibro, le ottiche, eccetera, che si dovranno poi portare sul campo di caccia, d'accordo? Allora, adesso facciamo una breve pausa, vi faccio vedere alcune diapositive e poi riprenderemo il discorso proprio sulle logiche delle attrezzature e di tutte quelle parti di tutto ciò che ci dovremmo portare con noi in valigia sull'aereo, naturalmente, in modo tale da averne una visione globale accurata e utile, soprattutto per organizzarsi al meglio. Eccomi di nuovo a voi. Come vi ho accennato, prenderò a modello il mio prossimo safari fra qualche giorno, dal 13 al 25 settembre 2019, un safari organizzato in Sudafrica. Perché? Proprio perché innanzitutto avevo scelto dei selvatici difficili da cacciare secondo le mie prerogative, tipo il kudu, tipo lo gnu, tipo il blessback, tipo il mountain redback, animali che poi vi farò conoscere, quindi selvatici, l'impala, naturalmente difficili da cacciare per i contesti in cui per il territorio e per anche proprio per le loro caratteristiche, che poi vi spiegherò più dettagliatamente fra poco. Però una volta scelti i selvatici, ovviamente ho guardato al budget e il mio budget non è grandissimo, quindi ecco perché ho scelto poi il Sudafrica, perché quei selvatici, se li avessi dovuti acquistare in altri luoghi, come per esempio la Tanzania, mi sarebbero costati 4-5 volte di più. Quindi vedete come si fa presto a dover portare le proprie scelte in base a un budget. E poi, tra l'altro, parlando proprio dei selvatici che avevo deciso di mettere un po' in lista, francamente, al di là del costo, è anche vero che i luoghi di caccia e le persone con cui si va a caccia, quindi la guida in particolare, e tutta la struttura che sta dietro all'organizzazione di un viaggio, secondo me il Sudafrica non ha nulla da invidiare a paesi appunto come la Tanzania o il Mozambico. È chiaro che ho scelto un luogo dove c'è un territorio libero, perché in Sudafrica molti territori sono recintati, anche se sono enormi e anche se questi recinti possono essere facilmente saltabili dagli animali, perché sono recinti fatti con del semplice filo spinato. Ma al di là di tutto questo, è chiaro che il budget mi ha condizionato una volta scelti i selvatici. Ho scelto il luogo e naturalmente il quando naturalmente la stagione di caccia in Sudafrica va, diciamo, da fine marzo, aprile fino a fine settembre, d'accordo? Quello è il periodo migliore per la caccia, in cui appunto è aperta anche legalmente, ma poi legalmente anche in Sudafrica c'è le operazioni di culling, cioè
quelle operazioni che vengono fatte per sfoltire il numero dei selvatici in dati posti dove sono diventati troppi, e quindi c'è il rischio di malattie, oltre ovviamente all'impatto sull'agricoltura. E quello è un'operazione che viene fatta anche fuori dal calendario venatorio normale. Ma in ogni caso io ho scelto di andare a settembre, a fine stagione, quando sta per iniziare l'estate, perché? Perché la vegetazione è un po' più scarsa, certi animali si vedono meglio. È vero, fa caldo, fa più caldo, ma a me piace il caldo. Ho vissuto quasi tutta la mia vita in Africa, quindi il caldo non mi dà fastidio, anzi, mi fa piacere cacciare stando leggero e poter camminare per molto più tempo rispetto a quello che puoi fare semplicemente in inverno. D'accordo? A me piace di più, quindi ho scelto settembre, che è, diciamo, il mese di fine stagione. È anche il mese in cui hanno meno lavoro le guide di caccia, quindi hanno più tempo da dedicarsi, hanno più testa, sono più rilassati rispetto ai mesi in cui hanno un safari uno dietro l'altro, e questo lo dico perché, avendo fatto quella professione per molti anni, so che cosa vuol dire. Quindi la mia scelta è stata ponderata su vari livelli di questione. Poi, naturalmente, il luogo è un luogo dove il tiro si presenta a lunga e lunghissima distanza, per cui l'aver scelto quel luogo mi ha implicato poi una scelta dell'arma, del calibro, del cannocchiale, del sistema di compensazione della caduta del proiettile, gli appoggi e tutta un'altra serie di accessori specifici per quel posto, cosa che non avrei trovato sicuramente in altri luoghi, tipo in Mozambico, perché è più fitta la vegetazione, per cui vedete che la scelta di un luogo poi vi porta a determinate scelte. E un'altra scelta che ho dovuto fare è che lì è vero che alcuni animali si fanno alla cerca, altri si fanno all'aspetto e altri ancora si fanno in caccia mista, cioè quando sei alla cerca ti può capitare quell'animale e viceversa, quando sei all'aspetto ti può capitare. Però ho dovuto scegliere la soluzione di portarmi dietro due cannocchiali, uno per poter fare la cerca e uno per poter fare la caccia all'aspetto, perché hanno due caratteristiche completamente diverse. Ma su tutto questo ho dedicato la seconda puntata, che potete già vedere, perché la prima e la seconda puntata le metterò in onda lo stesso giorno alla stessa ora, e quindi potrete approfondire tutto questo discorso sull'attrezzatura proprio in relazione al luogo e alle specie che ho scelto di cacciare. Adesso vi faccio una carrellata di diapositive su questo argomento e poi andremo a trattare altri argomenti logistici di grande importanza, non ultimo la guida di caccia. Ecco, l'argomento sulla guida di caccia è molto molto importante, perché la guida di caccia è la persona alla quale voi affidate i vostri sogni, i vostri soldi, il vostro tempo, le vostre aspettative, e quindi ha un'importanza veramente incredibile, non solo per quello che riguarda la tecnica di caccia, quindi tutte le operazioni di caccia, ma anche proprio a livello umano, perché sono persone che hanno tanto da insegnarvi, perché hanno fatto una scuola durissima, molto selettiva, perché per fare il professional hunter oggi negli Stati Uniti e in America è necessario fare delle scuole che costano tantissimi soldi e che ti impegnano per anni, per anni, per anni. Io, quando ho fatto la scuola Pretoria, all'epoca durava 1 anno e mezzo più 4 anni di tirocinio. Adesso è 4 anni la scuola e 4 anni il tirocinio, quindi
investimenti di soldi, di tempo, di sacrifici immensi. Quindi sono persone che vi possono dare moltissimo, sia a livello umano che tecnico. Come funziona, la scelta? La scelta, vi consiglio, è il passaparola, perché diciamo che le guide di caccia, più, in gamba, che sono generalmente anche le più costose, ma quel piccolo costo in più, vi vale 1.000 volte tanto. Generalmente sono molto più impegnate, quindi le dovete, prenotare con largo anticipo. Ma poi, soprattutto, è necessario affidarsi al passaparola da persone, diciamo, che sono nell'ambiente e che conoscono le cose. Perché andare un po' alla cieca, fidandosi della bellezza del sito internet web che hanno, dei trofei che mostrano, non è quasi mai, sinonimo di qualità. Quindi fidatevi di chi c'è già stato, ma ecco, anche in quel caso fate una particolare attenzione. Fidatevi delle persone che vanno a caccia da tanti anni e che hanno scelto determinate guide di caccia, una per fare certi animali, una per fare certi altri, perché a volte, fare questa ricerca su internet, è un po' una trappola, perché molte persone che rimangono fregate pur di non ammetterlo parlano bene di, e viceversa, ci sono persone che parlano male, di certe guide, anche se il servizio è andato bene perché sono le persone che, per un mezzo millimetro in più o in meno di un trofeo fanno una storia infinita. E quindi, fidatevi soprattutto da chi caccia, sì per il trofeo, ma soprattutto per passione, perché, è vero che diciamo, la qualità della persona, della guida di caccia, si nota sull'azione di caccia, non tanto e solo sulla valutazione di un trofeo che può essere, più o meno fattibile, in certe particolari occasioni e non fattibile in altre. Quindi, più che altro guardate l'aspetto umano, che è di gran lunga l'aspetto, più importante. Nel mio caso io ho scelto un mio ex collega di lavoro che si chiama Harry Einen, che adesso lavora per il Grace Gift Lodge, nei pressi di Port Elizabeth. Conosco Harry da molti anni e ho apprezzato il lato umano, familiare proprio di Harry, questo aspetto della caccia, come, lui prende la sua professione un po' come la prendevo io, per questo mi piace molto, mi gioco un po' in casa sull'azione, l'azione di caccia. Cerchiamo sempre l'azione più bella, più difficile, e facciamo provare delle emozioni al cacciatore. Questa è la cosa più importante, perché un safari in Africa deve essere qualcosa che il cacciatore ricorda per tutta la vita, e se lo ripete ci porta gli amici, ci porta la moglie, la fidanzata, a volte il marito perché è lei che caccia e lui no, i figli. E quindi, è una persona a cui piace condividere sia tutta l'azione di caccia sia quello che viene dopo. E quindi è una persona che non fa una vita riservata, dopo la caccia mangia insieme a voi, vi segue in tutte le vostre cose. E questo è un altro aspetto che ho apprezzato moltissimo e che, è stato un aspetto che anch'io ho, sviluppato, quindi di avere il 100% dell'attenzione al cliente, all'amico, perché poi diventano amici, i cacciatori, i tuoi clienti. Perché, non ho scelto l'altra politica del professional hunter che fa una vita un po', sui generis, cioè, quando c'è da andare a caccia è disponibile al 1000%, poi dopo finita la caccia fa una vita molto ritirata, e questo per anche alimentare tutto una sorta di alone misterioso e fantastico su di lui. Per carità, niente da dire, ognuno, fa come vuole, però io questo atteggiamento, non mi è mai piaciuto tanto, e quindi ho scelto invece di percorrere l'altra strada che vi ho detto, va bene? Questo, come vi ho detto, è un luogo, piuttosto, impegnativo per la caccia. Il luogo è il Drakensberg, sono colline, montagne, piccole pianure, veld aperto, quindi un luogo, diciamo, con un habitat molto misto, c'è tanta acqua,
E naturalmente questo implica generalmente dei tiri lunghi, quindi c'è da allenarsi tantissimo, c'è da fare delle scelte molto oculate sulle attrezzature, quindi lo vedremo come vi ho detto nella seconda puntata, ma è stato già un impegno che logisticamente ha creato comunque tutta una serie di approcci logistici da seguire, personalmente, e devo dire che in questo safari sono stato molto aiutato da alcuni sponsor, perché io questo safari l'avevo preso come un viaggio personale per andare a trovare dei carissimi amici, tra cui Harry, ma tanti altri, una figlia anche che vive laggiù, e quindi l'avevo preso così. Poi dopo che cosa è nato? Parlandone, l'ingegner Sabatti è stato interessato a farmi provare una sua carabina che è la Saphir Extended Range, poi si è aggregato anche Paganini per l'ottica Leupold, poi Adinolfi per quanto riguarda un'altra ottica uno dei binocoli da utilizzare. Quindi è venuto fuori un qualcosa di tecnico che vi sarà estremamente utile, d'accordo? E devo ringraziarli perché hanno avuto un approccio molto positivo a questo mio desiderio di andare anche a sperimentare prodotti nuovi, cose nuove, per appunto una comune utilità fra le aziende e voi cacciatori appassionati di questo genere di viaggi di caccia all'estero. Li devo ringraziare tantissimo, così come devo ringraziare sicuramente l'Armeria Innocenti che mi ha dato l'opportunità di mettere a punto tutte queste attrezzature, che è una cosa non facile, come vedrete nei prossimi video tutorial. E poi si è aggregato un po', non dico all'ultimo momento, ma quasi, un cacciatore che si chiama Luciano Corinaldesi, che ha detto: beh, se ci vai tu, io erano tanti anni che lo volevo fare questo safari, ma non mi fidavo, non parlo tanto estremamente bene l'inglese, ma insomma ho un po' di difficoltà sui termini tecnici e tutto questo, e non mi sono fidato, i costi erano altissimi per me, e invece naturalmente grazie un po' al mio intervento, all'amicizia che ho con Harry, sono riuscito a fargli avere con il prezzo con cui avrebbe potuto abbattere quattro animali, ad averne addirittura nove, forse 10, ora vedremo, c'è la possibilità di avere anche un decimo. E sono tanti, 10 animali per un budget che gira sui 5.500 euro, tutto compreso, quindi anche l'aereo, il vitto, l'alloggio, tutto. È una cosa molto positiva. Quindi vedete, quando si fanno le cose con un certo approccio di cuore e di passione, si riesce sempre a trovare le migliori soluzioni. Bene, adesso facciamo una piccola pausa, vi faccio vedere altre diapositive e poi parleremo dei selvatici che abbiamo scelto io e Luciano, e naturalmente le loro caratteristiche di base, e poi naturalmente entreremo nel vivo appunto del safari. Eccoci a parlare dell'argomento clou di questo safari in Sudafrica, le specie di animali, di selvatici che abbiamo deciso di abbattere, di affrontare. Sono otto specie, ve le elenco: Blesbok, Bushbuck, Impala, Gnu, Mountain Redbuck, Springbuck, Kudu e Facocheri. Avremo due Blesbok, due Bushbuck, due Impala, due Kudu, due Facoceri, uno Gnu, un Mountain Redbuck e uno Springbuck. Naturalmente vi farò vedere in conclusione di trasmissione delle belle diapositive in cui vedrete tutti questi animali con le aree vitali segnalate. Questo è estremamente importante perché per affrontare tutti questi animali, che sono morfologicamente diversi dai nostri,
è necessario sapere esattamente dov'è collocato il cuore e i polmoni in maniera principale. Sono le due aree che si attingono nel 95% dei casi. È necessario conoscerle bene perché la loro collocazione non è uguale per tutti, ogni specie ha la sua collocazione particolare, quindi dovete conoscerle. Ci sono specie che hanno aree molto più ridotte, a specie che invece le hanno molto allargate, tipo i corridori, tutti gli animali che corrono, che devono la loro vita nella lotta per la sopravvivenza, alla corsa, hanno aree polmonari, ad esempio, estremamente grandi e una posizione del cuore ben specifica, proprio perché la corsa implica una necessità di ossigeno e di circolazione superiore magari a quell'animale come il facocero, ad esempio, che invece non ne ha così bisogno, ha altri sistemi di difesa. Quindi vi farò vedere tutte le tavole morfologiche che noi no, naturalmente come professionisti insegniamo e facciamo vedere ai clienti, con largo anticipo ovviamente. Poi abbiamo anche sul campo dei bersagli a grandezza naturale di quelle tavole che vi farò vedere, quindi in fase di azzeramento dell'arma, eccetera, siccome sono a grandezza naturale, facciamo sparare di solito i clienti su quelle sagome in modo che prendano confidenza con il tiro. Considerate il fatto che l'azzeramento definitivo viene fatto in Africa, prima su Bench Rest e poi sull'African Stick, che è un tripiede, si spara in piedi e quindi l'ultima definitiva azzeramento, l'ultimo azzeramento, quello definitivo dell'arma, viene fatto in condizioni di caccia, quindi in piedi sull'African Stick, perché si nota una certa differenza fra l'azzeramento che si ha da bench rest rispetto a quello in posizione di caccia. Sono due posizioni diverse e quindi quello che conta poi sul campo non è il bench rest, la rosata su bench rest, ma è la rosata che si ottiene sull'appoggio che si utilizzerà sul campo di caccia. Allora, quindi bisogna studiare bene le tavole morfologiche per sapere la collocazione delle aree vitali e poi bisogna conoscere un minimo sull'habitat e sulle abitudini di questi animali, perché alcuni, come vi ho detto, possono essere cacciati soltanto alla cerca, altri soltanto all'aspetto e altri che possono essere cacciati in quello che noi chiamiamo caccia mista, cioè tu vai alla cerca, poi magari vedi degli animali che stanno andando verso una pozza d'acqua, un fiume, eccetera, allora ti sposti e fai l'aspetto. Ma generalmente si deve capire bene questo meccanismo. Perché? Perché è chiaro che una caccia all'aspetto la ma mattina presto, la sera tardi, implica l'utilizzo di un cannocchiale abbastanza luminoso, cosa che invece è un po', non dico deleterio, ma essendo pesante, essendo ingombrante, invece per la caccia alla cerca sarebbe più che sufficiente un 40, un 42, un 44 di campana. Quindi lì c'è da fare un po' un discorso. Allora, andiamo nello specifico. Di questi animali, quali sono quelli prettamente all'aspetto? All'aspetto sono il facocero, il mountain ridgeback e il bushbuck. Va bene? Poi quelli prettamente alla cerca sono il blesbuck, l'impala, lo gnu, lo springbuck e poi il kudu. Il kudu è un discorso un po'. Ora, a inizio stagione c'è il bramito, quindi si fa all'aspetto, si ascoltano. Ci si piazza, magari ci si sposta un pochino, però è, diciamo, una caccia all'aspetto con un tiro che è sempre abbastanza lungo, se non lunghissimo a volte. Però è un animale che puoi anche trovare alla cerca, quindi ti può capitare l'occasione di avere un bell'animale e quindi di cacciarlo alla cerca, ma generalmente diciamo, specialmente nella prima fase della caccia del calendario venatorio. Nel Drakensberg all'aspetto, poi dopo diventa un po' più erratico, quindi, però generalmente il cibo che mangia lì nel Drakensberg sono delle foglioline ricche d'acqua che vi farò vedere quando saremo laggiù, e lui durante il giorno la capatina lì in questi luoghi abbastanza circoscritti la fa sempre, per cui se sai, a seconda della luna, quando mangiano, li puoi aspettare lì, poi magari,
alla cerca per altre specie, lo puoi incontrare, lo puoi abbattere, non ci sono problemi. Però le logiche sono queste. Poi, come vi dicevo, ci sono appunto un altro animale che è possibile cacciare a volte anche alla cerca, il bushbuck, perché il bushbuck è un animale che assomiglia un po', se vogliamo, al capriolo come abitudini, eccetera. Quindi sta nel fitto, poi esce all'aperto dove c'è molta acqua, dove c'è erba fresca. Però a volte si trova anche cacciandolo alla cerca, cioè cacciando altri animali come l'impala nei luoghi un po' misti, a volte è possibile vederlo fuori e quindi tirare. Questo però implica tutto l'aver scelto 8 specie, è chiaro che implica una logistica ben precisa, cioè a dire quali sono le specie primarie da affrontare per prime. Di solito sono quelle alla cerca, come per esempio il kudu e lo gnu, ad esempio, e l'impala, che sono a mio avviso, gli animali selvatici più difficili da cacciare. E poi vi spiegherò il perché quando saremo sul campo. Quindi naturalmente si privilegia prima l'abbattimento di questi animali, poi magari la sera all'aspetto si va al facocero, si va la mattina presto al bushbuck, al mountain ridgeback per esempio, la mattina presto. Quindi c'è da fare una scaletta ben precisa, e naturalmente è il cacciatore che fa un po' la priorità, perché se a me come primo animale voglio il kudu, ci si concentra sul kudu e poi si vede quello che viene. Ma generalmente questo è un approccio che io non consiglio moltissimo, perché si rischia, soprattutto se il trofeo non piace, se ne vuole uno più grande, si rischia di lasciare da parte tutti gli altri. E io consiglio sempre di farsi una scaletta precisa e di rispettarla quanto più possibile, perché statisticamente nei miei safari alla fine vedevo che quando si seguiva una logistica di attesa e di cerca fatta in una certa maniera, di aspetto fatta in una certa maniera, il risultato veniva fuori, si abbattevano più trofei. Concentrarsi invece su uno o due implicava che si arrivava alla fine e che si era dovuto poi alla fine sparare ad animali così, diciamo, non proprio quello che ci si aspettava. E si era lasciato indietro tutti gli altri, quindi poi alla fine veniva fuori un certo tipo di insoddisfazione da parte del cacciatore, che lo portava a volte a sparare male, perché più tensione si ha e più si spara male. E in Africa dovete considerare un fatto importantissimo: la cerca si fa per chilometri e chilometri sotto il caldo, con le zanzare, le mosche tsetse che ti tormentano. Quindi molto spesso gli ultimi 100 metri di avvicinamento li fai di corsa, con il cuore in gola, e quindi quando arrivi a tirare già sei in tensione. Se poi a questo aggiungi tutta la tensione interna psicologica, che purtroppo è quella più deleteria, si porta il cacciatore a sparare male. Quindi questo è un semplice consiglio che do a tutti. Bene, signori, la prima parte del nostro tutorial dedicati ai viaggi di caccia all'estero finisce qui. Vi faccio vedere tutte quelle belle tavole con dei commenti, e così avrete un'idea di quello che si deve aspettare un cacciatore quando si reca, ad esempio, in Africa a fare questo genere di safari. Bene, ci vediamo tra poco per la seconda parte, molto molto tecnica, molto interessante. Arrivederci.